Ieri nella sala consiliare Falcone Borsellino di Mascali, il sindaco Luigi Messina e l'assessore al commercio Virginia Silvestro hanno incontrato i commercianti per un primo incontro interlocutorio sulle tematiche afferenti il comparto commerciale e la necessità di rivitalizzare il tessuto produttivo del territorio mascalese. Filippo Cannizzo, presidente della Neonata Associazione degli Esercenti Mascalesi, ha evidenziato le criticità del territorio, soprattutto in relazione alla carenza di marciapiedi e dell'illuminazione pubblica, e all'aspetto della sicurezza. Faremo delle proposte, spiega Cannizzo, per collaborare con l'amministrazione e promuovere vari eventi ed iniziative ed innescare così un circolo virtuoso che dia la possibilità di lavoro soprattutto per i giovani. Virginia Silvestro, assessora al commercio, spiega come l'amministrazione è vicina ai commercianti per creare una progettualità nuova per un'amministrazione nuova. Abbiamo chiesto, spiega la Silvestro, agli esercenti di formulare delle proposte. Altre ne sta preparando l'amministrazione che in sinergia appunto con i commercianti cercherà di rilanciare l'economia di Mascali. La stagione estiva, spiega il sindaco di Mascali Luigi Messina, rappresenta per il nostro territorio un momento topico e pertanto occorre prepararsi in tempo con iniziative che possono aiutare e migliorare i servizi della piattaforma turistico-recettiva delle frazioni balneare di Sant'Anne e Fondachello. Lunedì prossimo, 1 febbraio, alle ore 15, un nuovo incontro fra amministrazione e commercianti, nel quale questi ultimi esporranno delle proposte e delle idee per migliorare il comparto commerciale e recettivo del territorio mascalese.